Bombastici, è da parecchio che non ci vediamo. Oggi tagliolino con sogliole, filetti di sogliole e mazzancolle. Andiamo a pulire prima di tutto la sogliola, quindi gli facciamo un'incisione alla coda, sia che la parte bianca che la parte scura. Proviamo a vedere se siamo nella pelle, se no abbiamo fatto un disastro. Eccola qui. Pelle chiara tolta. Andiamo a togliere anche la pelle scura. Ok, e via. Poi facciamo un'incisione nel mezzo, piano, e andiamo a ricavare solo il filetto. Anche dall'altro lato. Ok, i quattro filettini di sogliola. Poi tagliamo dove c'è l'interiore. E questo qui lo usiamo per fare un brodetto che ci servirà per la pasta. Allora, dopo le sogliole, aver ricavato i fili di sogliole, andiamo a pulire le mazzancolle, quindi facciamo un taglio all'altezza degli occhi e lo scartiamo questo. Poi caviamo la testa e la mettiamo a fianco agli scarti della sogliola, poi sbucciamo per bene. E togliamo il budellino piano e viene via tutto. La polpa la mettiamo insieme ai filetti di sogliola. Quando tutto è pronto andremo a tagliarli, a fare dei pezzettini. Intanto andiamo avanti. Allora, a questo punto abbiamo da una parte la polpa sia della sogliola che delle mazzancole, dall'altra parte gli scarti. Come ho detto prima, ci servivano per fare un piccolo fumetto veloce che ci servirà per cuocere, condire la pasta. A questo punto, però, prendiamo le mazzancole e le tagliamo a pezzettini. E lo stesso faremo con i filetti di sogliola ricavati.
né troppo piccoli né troppo grossi. Ok, un tegamino, andiamo a mettere olio extravergine, spicco d'aglio a metà e le gambe di prezzemolo. Appena inizia a soffriggere, li vado a unire gli scarti delle mazzancolle e delle sogliole. Così facciamo un fumetto veloce, dai. Giusto per fare una cosa rapida. Ok, arrivato a questo punto, quando comincia a soffriggere per bene, andiamo a mettere gli scarti della sogliola e le teste delle mazzancolle. Facciamolo sollevare per bene. Schiacciamo, strisciamo le teste così rilasciano tutto il loro sapore. Punto, dopo che si era sollevato abbastanza bene, aggiungiamo vino bianco e lo lasciamo evaporare. Mi raccomando, schiacciate le teste delle mazzancolle, che rilasciano tutto il loro sapore. A questo punto aggiungiamo acqua. Sale grosso, lo facciamo andare a fiamma bassa finché non si riduce almeno della metà. Ok, a questo punto la salsa è pronta, andiamo a travasare. A questo punto riaccendiamo il fuoco e mettiamo un mesto di salsa pomodoro semplice. Aggiungiamo, facciamo amalgamare il nostro pomodoro al fumetto. Intanto possiamo andare con la cottura della pasta. Ok, a metà cottura i tagliolini li mettiamo nella salsa per ultimare la cottura. Li facciamo cuocere dentro al sughetto. E li mettiamo la polpa che abbiamo ricavato dalle sogliole e la mazzancolla. La facciamo cuocere. Facciamo cuocere tutto insieme. Mettiamo dell'olio extravergine d'oliva e quando finiamo la cottura della pasta. A questo punto una bella spolverata di prezzemolo.
possono essere serviti. E andiamo all'assaggio, ragazzi. Bombastico, fantastico, ragazzi. Buono. Alla prossima. Intanto io mangio.